Camminando sulla spiaggia alziamo lo sguardo. Ci troviamo di fronte all'estremo lembo della dorsale costiera, ricoperto dalla macchia mediterranea che termina in mare, separando con un capo roccioso Ceriale da Borghetto. Lassù, sulla cima, sorge la nicchia della Madonnina della Guardia, visibile da molti punti della costa, grazie anche alla luce accesa durante le ore notturne. Il sentiero parte da Borghetto Santo Spirito, nei pressi dell'ottocentesco Castello Borelli, che fu costruito sulla falsariga di una fortificazione medievale dall'ingegnere Borelli. Durante gli scavi per la costruzione del castello emersero diversi reperti romani, tra cui un'ara, dedicata alle dee matrone, e un sacello romano con monete, anfore e resti di vasi. Il sentiero parte subito in salita per circa 5 minuti. Da questo punto i cartelli indicano un tempo di percorrenza di circa 40 minuti. Appena entrati nella macchia, si avverte quel profumo pungente della nostra flora. E forse è eccessivo chiamarlo monte, perché i suoi circa 300 metri di altezza sul livello del mare non lo pongono ai primi posti, tra le cime delle Alpi Liguri. Ma per noi è sempre stato il nostro Monte Piccaro, ed è considerato il nostro riferimento. Quando arrivando da Savona, o da Ponente, ne scorgi la spalla che si getta verso il mare. I suoi bellissimi colori vanno a fondersi con quelli del cielo, le tonalità spazianti dal verde all'arancione della macchia mediterranea. Con i suoi alberi dalla strana forma ad ombrello restituiscono una visione unica del suo genere. Le montagne della Liguria sono alte, ma non altissime, e sono state l'unica via d'accesso percorribile per Napoleone, nel tentativo di conquistare l'Italia. Nel 1795 iniziarono gli scontri tra le truppe rivoluzionarie francesi e l'esercito austro-piemontese che passeranno alla storia come Battaglia di Loano Punto, la seconda campagna d'Italia. Famosa proprio per la Battaglia di Loano, ha visto i soldati napoleonici posizionati anche sulle montagne di Ceriale, Borghetto, Santo Spirito e Loano. A questo punto il panorama è pazzesco. La vista si allarga fino a vedere una vasta fetta di Mar Ligure e nei giorni di bel tempo anche l'isola Gallinara. Sotto di te vedrai tutti i paesini liguri come Loano, Alassio, Albenga, Ceriale e Borghetto Santo Spirito. È possibile proseguire sul crinale fino a Monte Croce, oltre ancora a Monte Acuto e a Poggio Grande. E per chi non teme le lunghe camminate, si può arrivare sino al Santuario della Madonna di Balestrino. Ma queste tappe sono già più impegnative e sarà meta di un'altra escursione. Oggi noi ci limiteremo a questa tappa. A questo punto scendiamo dal versante di Ceriale, dove il sentiero nel primo tratto è meno tracciato e più sconnesso.
Verso la parte finale del sentiero, la vegetazione si infittisce. Troviamo ginepri, brughiera, timo, olivi e tanti corbezzoli. Anche il patrimonio faunistico è ricco. Durante l'escursione non è raro imbattersi in daini, caprioli e numerose specie di volatili. Il sentiero termina davanti a una casa rossa, nei pressi del cimitero di Ceriale, concludendo così il nostro anello borghetto Ceriale. Arrivederci alla prossima escursione!